Eh, la mia esperienza da alcuni decenni è centrata sui pazienti borderline e adesso sono consulente in alcune comunità eh, dove ho potuto osservare anche il tema del tempo, eh, la comunità Artemisia, la comunità di come Nagodadda, piuttosto che a Castellanza, la comunità Aldamerini, eccetera. Eh, io ho sempre pensato mh, che il tempo, in realtà, per questi pazienti, quelli che seguo io, eh, possa essere in realtà un luogo. Cioè, tendo sempre a pensare il tempo come un luogo eh, di significati o un luogo di assenza di significati. Perché questo? Perché nel tempo si costruisce anche l'identità. E allora mi veniva in mente pensare come eh, queste pazienti che hanno una diffusione dell'identità, come dice Kenberg, eh, che è una diffusione eh, importante, per cui poi il loro tempo e la loro identificazione... Deriva tantissimo dalla presenza di qualcun altro, no? dalla presenza eh, di soggetti eh, in rapporti fusionali, simbiotici, perché effettivamente questa assenza identitaria o questa scarsa identificazione di sé eh, porta il soggetto a situazioni di estrema angoscia. E allora Pensando a un trattamento, pensando a trattare questi pazienti, a seguirli in comunità, pensavo quanto il tempo eh, fosse indispensabile per dare senso e significato, no? perché l'identità di un soggetto si costruisce attraverso la percezione di un significato o di essere significativo nella relazione con qualcun altro. No? Un po' mi, mi leggo a quello che diceva anche il, dottor, il professor Peciccia, cioè eh, se io da bambino o comunque nella mia evoluzione identitaria no, non mi sento significativo per qualcuno, sono all'interno di relazioni dove la mia significatività non c'è. E quindi la significanza è qualcosa che non, non passa, non la percepisco. Ci sono, ma come se non ci fossi perché gli altri parlano, no? i grandi eh, parlano, dicono, fanno, ci sono, non ci sono. E io eh, ci sono o non ci sono, ma in modo molto casuale. Allora, questo non esserci in modo specifico, questo non essere significativo. Uh, in un modo specifico, e quindi questo diventa: il tempo diventa un luogo uh, che in realtà si satura solo di, dei tempi degli altri, no? o della presenza degli altri. Ed è come in una famiglia troppo satura, dove in realtà in una famiglia eccessivamente satura c'è sempre l'identità degli altri, c'è un cognome che circola, un cognome che è condiviso da tutti, ma non ci sono mai i nomi delle persone, no? non c'è Raffaele, Sergio, Gianni. Maurizio, eccetera, ma eh, c'è un cognome unico che unifica il tutto e questo eh, in termini di formazione dell'identità, strutturazione dell'identità eh, è molto importante perché questa saturazione impedisce lo spazio a un tempo dove ci possa essere un luogo anche per me. Però questo luogo anche per me me lo darà qualcun altro. Me lo darà qualcun altro quando mi farà sentire la mia significatività o la mia significativa presenza. Quindi questo è estremamente importante, cioè che io possa avere uno spazio dove il significato della mia presenza, quindi il mio modo di pensare, il mio modo di vedere la vita, il mio modo di essere specifico, il mio modo di essere caratterizzabile in qual... dagli altri, no? possa essere introiettato in me. Allora eh, il tempo può diventare un luogo di significato della mia presenza. E questo per i pazienti borderline che hanno eh, quest queste sensazioni molto angoscianti di vuoto, di noia, di un vuoto identitario, può diventare effettivamente qualcosa che può cominciare a divenire la specificità dell'individuo. Allora il tempo diventa un luogo specifico. O specificabile quindi è, è molto importante perché se il luogo è specificato solo dagli altri cioè il tempo e luogo è specificato nella presenza temporale degli altri quando io mi trovo a contatto nei miei tempi con il mio vuoto identitario diventa la sofferenza enorme i pazienti borderline hanno delle sofferenze enormi perché perché non si ritrovano um, ad esempio, eh, nella raccolta anamnestica, eh, pazienti borderline spesso fino agli 8-9 anni non, non ricordano nulla, alcuni fino all'adolescenza, non hanno ricordi specifici, sono come diceva Lopez, eh, dei soggetti episodici. Ci sono degli episodi più o meno traumatici, no? eh, più o meno angoscianti o di euforia, ma poi non c'è una continuità. Il tempo in senso eh, longitudinalmente è una continuità, però la presenza non è continuativa, la presenza è episodica e quindi il luogo diventa piccoli luoghi no? dove io ci sono, ma perché accade qualcosa di improvviso, ma qualcosa dove il mio significato spesso può essere negativo o positivo, ma assolutamente determinato dagli altri, dove però la mia presenza affettivamente, e qui aggiungo un concetto, la presenza affettiva, la presenza emotiva non c'è. E quindi a questo punto è chiaro che questo tempo è angosciante, è un tempo che non mi ha dato un significato e quindi sono luoghi è per questo che secondo me il tempo è un luogo per questi pazienti, è un luogo che non è riuscito a generare delle specificità, e questo eh, vuol dire: ma io chi sono, cosa sono, perché ci sono? E quindi questo determina un concetto che io penso descriva molto bene il vissuto di questi pazienti: il problema è di essere degni del luogo-tempo o del tempo che hanno vissuto insieme agli altri, cioè è, è degno quello che io porto dentro nella relazione? Probabilmente no. E quindi rimane introiettato un senso di indegnità profondissimo. Un senso di indegnità perché è chiaro che se io non ho significato, e perché quindi lo dovrei avere, a questo punto è chiaro che il mio tempo è determinato dagli altri. Se poi il mio tempo diventa solo mio, io a quel punto sono solo non determinabile, eh, vuoto. E quindi questo è, è, è dolorosissimo. Cioè, essere nemo, no? E non avere eh, una specificità, perché non c'è neanche un nome, c'è solo il cognome di qualcun altro, eh, essere Nemo è, è una delle esperienze più depressive che possano esistere, perché io non ci sono. Quindi l'evitamento costante di avere un contatto con il tempo da solo, avere un contatto con la mia eh, solitudine eh, che ho introiettato, vuol dire che non è una solitudine perché non c'è qualcuno. È sostanzialmente che... Io non ci sono perché sono nemo, cioè non sono nominabile in qualche modo, perché non sono mai stato nominato in senso affettivo e emotivo come un soggetto significativo nella vita di qualcun altro. Ma è sempre stato il significato della vita degli altri dentro la mia vita. Quindi qui si genera quello che all'inizio ho detto, che Kimber chiama proprio l'indefinizione no, dell'identità, quindi un qualcosa di diffuso, per cui io sono diffuso in mezzo agli altri. Questo eh, mi fa pensare a quanto eh, il tempo possa essere un luogo indefinito. Come l'identità indefinita di queste persone eh, che eh, a, a un certo punto si saturano degli altri, e questa è la, è la base della fusionalità, perché mi devo saturare con la presenza dell'altro, mi devo saturare col tempo dell'altro che mi dedica, perché io, se no, non sono definibile. E a questo punto è chiaro che diventa tutto estremamente doloroso e sofferente. Quindi eh, l'identità, la storia dell'individuo passa attraverso il tempo. Tempo, come però luogo di definizione del soggetto e quindi eh, quanto il soggetto è stato esperito dagli altri ed è rimandato a noi stessi quello che abbiamo creato come esperienza per gli altri come significato per gli altri del nostro esserci quindi all'interno della comunità questo è fondamentale quando un operatore lavora con un paziente borderline eh, deve rendersi conto di come la presenza è significativa del soggetto e quanto dobbiamo evitare di essere troppo significativi noi per lui, ma quanto lui per noi e lui per le attività, quello che vive all'interno della comunità. Quindi quanto rendere noi significativo il tempo di queste persone all'interno del luogo comunità, ad esempio, come non è stato all'interno delle loro famiglie o delle loro esperienze di vita fino in adolescenza. Io mi fermerei qua su.